I pasticciotti presentano la primavera. Sta arrivando la primavera, la stagione che viene dopo l'inverno e ci accompagna verso l'estate. La primavera inizia indicativamente attorno al 20 marzo, in coincidenza con l'equinozio di primavera, momento in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata, e termina attorno al 21 giugno, prima del solstizio d'estate, che è il giorno più lungo dell'anno. Pertanto, in primavera, le ore di luce aumentano progressivamente giorno dopo giorno e ci si vede sempre più fino a tardi. Le ore di buio, invece, si riducono. In questo modo è possibile stare all'aperto più a lungo, anche grazie alle temperature più miti e gradevoli. Il freddo dell'inverno è ormai solo un ricordo e l'aria tiepida e confortevole ci permette di stare fuori casa con abiti più leggeri, senza però dimenticare un foulard per ripararsi dall'aria e un cappellino per proteggersi da qualche raggio di sole birichino. Tuttavia, ricorda che specialmente marzo è pazzerello. Se esce il sole, prendi l'ombrello, dice il proverbio. Infatti, può darsi che ogni tanto inizi a piovere improvvisamente. Il più delle volte, però, si tratta di pioggerelline di breve durata, necessarie per ristorare le nuove pianticelle assetate di vita, che dopo il lungo inverno spuntano dalla terra e non vedono l'ora di diventare belle e rigogliose. La primavera, infatti, è la stagione del risveglio e della rinascita. Le margherite punteggiano prati e giardini e sono così belle che puoi usarle per realizzare collane e braccialetti. Nei fossi spuntano le violette che emanano nell'aria il loro inebriante profumo, indelebile ricordo di scampagnate e di picnic sui prati. Gli alberi da frutto sembrano vestiti a festa, interamente ricoperti di fiori bianchi e rosati, che ogni giorno diventano sempre più fitti, al punto che il legno scuro dei rami quasi non si vede più. Alti tulipani dai colori sgargianti e fiori campestri attirano a sé farfalle e insetti, che danzano da un fiore all'altro, lavorando instancabilmente. E che dire delle rose? Regine indiscusse del mese di maggio, sono indubbiamente i fiori più eleganti di ogni giardino. E quanto è intenso il loro profumo! I bambini sono felici di stare all'aperto. Non vogliono fare altro che correre e giocare nei prati e nei giardini, con tutta la spensieratezza della loro età. I grandi ne approfittano per curare le aiuole, piantando primule e viole del pensiero. E c'è anche chi organizza un piccolo orto. Gli ortaggi da seminare in primavera, infatti, sono così tanti che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Molti animali si risvegliano dopo lunghi mesi di letargo. Più snelli e riposati, dopo un sonno ristoratore durato tutto l'inverno, orsi, ghiri e marmotte escono dalle loro tane e sentono i caldi raggi del sole sfiorare le loro pellicce. Si stiracchiano, si guardano intorno e riprendono la loro vita. Ricci, tassi e procioni tornano alle loro quotidiane occupazioni. E anche qualche pigro serpentello che riposava sotto ai sassi ricomincia a cacciare le sue prede. Con l'arrivo delle temperature più miti, gli uccelli che erano migrati nei paesi caldi tornano a farsi vedere dalle nostre parti, annunciando la primavera. Tornano le oche selvatiche e torna la cicogna per fare il nido ogni anno nello stesso posto, scegliendo luoghi alti e inaccessibili all'uomo, come tetti, torri e pali della luce. Torna anche la rondine, emblema della primavera, visibile nelle campagne italiane nel periodo dell'anno che va da marzo a settembre.
Non a caso, i proverbi che legano le rondini alla primavera sono innumerevoli. In primavera, molti animali partoriscono i loro piccoli. È il tempo delle cucciolate e ci sono cuccioli dappertutto. In questo periodo dell'anno, infatti, il clima è più mite e quindi più adatto anche ai cuccioli appena nati. Inoltre ci sono più alimenti a disposizione e, dato che le giornate sono più lunghe, le mamme hanno più tempo per procurare cibo ai loro piccoli. Durante alcune passeggiate primaverili nei boschi potrete imbattervi in cuccioli di capriolo, daino, cervo e lepre. Se li incontrate, restate lontani e non toccateli. Toccandoli, infatti, gli imprimerete il vostro odore e quando la madre tornerà per accudirli, non li riconoscerà più e li abbandonerà. Inoltre, calpestando l'erba nei dintorni, rischiate di renderli maggiormente visibili ai predatori. Nascono tanti mammiferi, ma si schiudono anche le uova degli uccelli. I pulcini e gli anatroccoli fanno capolino dai gusci d'uovo che li hanno protetti fino a quel momento. Le uova, infatti, sono il simbolo per eccellenza sia della primavera che della Pasqua, una ricorrenza celebrata in molti paesi, il cui significato di risurrezione si sposa perfettamente con la rinascita della natura dopo il lungo inverno. Non a caso, in occasione delle festività pasquali, si è soliti regalare e mangiare le uova di cioccolato. Si organizzano cacce al tesoro in cui si nascondono uova da ritrovare. Si dipingono uova vere e finte, realizzate con i materiali più diversi, che poi si appendono all'albero di Pasqua, chiamato anche albero della vita, perché simbolo di rinascita. Si mangiano uova in tutte le salse, trasformandole in buffi pulcini o funghetti, o usandole per preparare torte salate tipiche della tradizione. Spesso si abbinano agli asparagi, ortaggi tipicamente primaverili, che già da aprile si possono raccogliere anche nella versione selvatica andando per boschi e campagne. Tra la frutta di stagione spicca sicuramente la fragola, la regina dei frutti primaverili. Ottime da gustare al naturale, sono perfette anche per preparare torte e gelati. E quindi, godetevi la primavera in tutte le sue colorate sfumature. Ci rivedremo in estate! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.